Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse: Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse: Da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: Vieni e vedi. Gesù intanto visse Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: Come mi conosci? Gli rispose Gesù: Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: In verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. In questa giornata la liturgia ricorda la festa di San Bartolomeo, che viene identificato in questo testo con Natanaele, l'uomo della verità, l'uomo che viene chiamato da Gesù, colui nel quale non c'è falsità. È molto bella questa parte dove viene detto, dove Filippo dice a Natanaele, gli parla del Messia, che si è sempre parlato di questo Messia in tutti gli scritti dell'Antico Testamento, di cui hanno scritto Mosè nella legge, i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Viene detto a Natanaele, il quale, essendo un intellettuale, dice, ma secondo tutto quello che io so, quello che si sa, quello che io so, da Nazareth non può venire nulla di buono. E per Natanaele ci consegna una cosa, gli viene detto vieni e vedi. Questa è la prima cosa importantissima, vieni e vedi. Quindi che vuol dire? E Natanaele di fatto si incontra con Gesù faccia a faccia e cambia totalmente prospettiva. Cambia in lui qualcosa di radicale. Natanaele ci ricorda che nella nostra vita si può sempre ricominciare. Si può cambiare prospettiva, si può avere una prospettiva nuova nella nostra vita, nonostante si sappia, si dice, si conosce già quella cosa, quella situazione, quel contesto, quella persona, nessuno di noi può pretendere di sapere già tutto sulle cose o su una persona, ma il fatto di rimettersi in discussione, rimettersi in gioco, questionarsi. E questo è un passo importantissimo nella nostra vita e Natanaele ci consegna proprio questo. E a lui Filippo dice a Natanaele, vieni e vedi. E di fatto avviene questo. E Gesù poi dice a Natanaele quando lo incontra, ecco un israelita in cui non c'è falsità, che è già una cosa bellissima, che Gesù dice a Natanaele e poi gli dice, vedrai cose più grandi di queste. Avvia per Natanaele un processo. Gesù avvia per Natanaele un processo, una nuova storia, una nuova strada, un nuovo percorso e avvia per Natanaele, in un certo senso, una nuova profezia. Ciò che è fondamentale nella nostra vita a volte è quello che è di fronte a noi, non quello che ci è già successo o capitato. E sia Filippo che Gesù stesso parlano a Natanaele di un futuro, di una profezia, di una speranza. Vieni e vedi quello che può succedere nella tua vita, può essere qualcosa di grande. E Gesù stesso gli dice, vedrai cose più grandi di queste. Avvia nella sua vita la profezia, una profezia, avvia nella sua vita un processo, avvia una grande speranza di fronte a lui, di fronte a Natanaele. Sia lodato Gesù Cristo.